Grazie a Matteo Bergamaschi per aver lanciato questo invito a condividere, anche se a distanza, quello che facciamo, raccontando quelli che sono poi gli strumenti del nostro mestiere, che è il mestiere di insegnare, ma che è anche naturalmente il mestiere di imparare insegnando. Nel mio caso, insegnare è a guardare attraverso delle finestre che sono i quadri. E ho scelto di partire da questa definizione, che è una definizione molto antica, dal momento che nel 1436 un italiano, Leon Battista Alberti, racconta così la struttura della pittura, ragionando per la prima volta in modo molto articolato su quelle che sono le prospettive del quadro. Lui, che è uno degli inventori della prospettiva, ragiona non soltanto in termini tecnici, in termini di proiezioni geometriche, ma di fatto, riflette su quali strumenti di conoscenza ci può offrire un'immagine vista attraverso quella finestra che è il quadro. Lui parla di storie viste attraverso una finestra e c'è una tradizione che corre parallela a quella del Rinascimento italiano, di cui Alberti è stato uno dei padri, e della tradizione dei Paesi Bassi, della cultura figurativa fiamminga e olandese, dove questa riflessione è avvenuta in modo altrettanto sofisticato, ma senza essere accompagnata da una letteratura così ricca come è stata quella italiana, almeno in questi anni. Che questa riflessione sia stata ricercata lo dimostrano i dipinti di un pittore da cui credo che parlando di finestre si debba partire. Lui si chiama Johannes Vermeer e nasce nel 1632 a Delft, che è una piccola città nell'Olanda meridionale, una di quelle città olandesi incantevoli dove ci sono i canali, i ponti, insomma una di quelle città che facilmente finisce in un quadro. In verità, vivere a Delft in questo momento non è vivere in una piccola provincia, perché Delft è la città in cui lavorano alcuni dei pittori più importanti del tempo, Pieter de Hort, Karel Fabricius, ma soprattutto è una di quelle città che hanno contribuito a fondare nel 1602 la famosissima Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che qui aveva quindi una sua sede, e il palazzo della Compagnia delle Indie, quella che commerciava col Giappone, con la Cina, con l'India, insomma con mondi lontani, finisce anche dentro questo quadro di Vermeer, e la struttura che trovate sulla sinistra, ed è tra l'altro uno dei rari dipinti in cui si trova una veduta di esterno. E si tratta di fatto di un'istituzione che aveva consentito ad alcuni intraprendenti concittadini di Vermeer di diventare ricchi commerciando con terre lontane e probabilmente era stata anche la possibilità per chi faceva come Vermeer il pittore di avventurarsi anche oltre i limiti della propria casa e delle stanze in cui dipingeva. Nella stessa veduta, tra l'altro, Vermeer ci racconta il suo tempo, ci sono i battelli per la pesca delle aringhe, c'era stata una piccola glaciazione nel 1564 e 65 che aveva spostato i banchi di aringhe che avevano allontanato, che si erano allontanati dai mari di Norvegia e si erano trasferiti da quelle parti e gli olandesi ne avevano approfittato creando una flotta da pesca. Pescavano e salavano il pesce a bordo, riducendo i tempi di produzione del pescato e velocizzando quindi la commercializzazione. E poi ci sono anche delle altre imbarcazioni, c'è cioè un battello fluviale, quello quasi accanto alla riva, che ci ricorda come questi canali fossero delle vie di comunicazione. Tra l'altro, queste figure che vediamo in primo piano probabilmente attendono di imbarcarsi verso Rotterdam. Insomma, questo è il mondo di Vermeer ed è anche una delle ragioni che lo hanno reso così famoso. Il fatto che non si sia mai allontanato da Delft e anche il fatto che sembri quasi non avventurarsi mai fuori casa, perché
Tanto è vero che molti dei racconti che lo hanno reso celebre sono dei racconti di interni, non un interno qualunque, ma un interno preciso, riconoscibile, perché è un interno familiare. Si tratta della casa in cui abita e la casa che in verità aveva portato in dote sua moglie, ed è una casa in cui dobbiamo immaginare non ci fosse il silenzio che sembra percepibile in queste immagini. Vermeer è stato spesso raccontato dalla storiografia artistica come il pittore del silenzio. Beh, in questa casa si dovevano sentire molte voci, le voci dei bambini. Vermeer aveva 11 figli, ma poi c'erano anche i servitori, la domestica, la cuoca, la moglie del pittore Catarina, che spesso posa per lui, e poi anche la famosa voce della suocera che era comproprietaria di questi ambienti. Eppure sembra dimenticarsi Vermeer di tutte quelle voci del rumore quotidiano perché quelle stanze che noi vediamo sono il luogo in cui abita la sua pittura e sono di fatto un luogo pittorico che esploriamo continuamente nei suoi quadri, muovendoci talvolta spesso nella stessa stanza, guardando talvolta lo stesso angolo, ma anche da un altro punto di vista. Ad esempio, nella lezione di musica che avete qui davanti, è un'opera che oggi si trova a Londra, St. James Palace, ed è un'opera che è stata dipinta nel 1662. Assistiamo forse in casa Vermeer sempre, però ad un incontro galante, una giovane donna che vediamo solo di spalle e intenta a suonare un virginale e accanto a lei un giovane uomo elegante, visto di profilo, la guarda assorto, rapito, innamorato, non sappiamo interpretare fino in fondo. Il suo braccio è appoggiato allo strumento e questo sembra proprio tradire un'intimità che forse esiste, che forse si sta desiderando e il pittore sembra volere in qualche modo proteggere quell'intimità, lasciandoci indietro, forse quasi un passo prima della porta, quasi insomma sulla soglia di questa stanza. Quello che possiamo condividere con questi due innamorati è la luce nella stanza. Una delle quattro pareti è in sostanza un muro luminoso e la muratura è stata svuotata da queste grandi finestre lavorate che consentono alla luce del giorno di entrare. E sono proprio le finestre di casa Vermeer, le riconosciamo come riconosciamo la pavimentazione in marmo bianco e nero a scacchiera, come riconosciamo anche quel tavolo che si vede al centro della stanza e il tappeto ottomano, forse persiano, comunque uno degli oggetti orientali rari, preziosi. E ci sono anche delle piccole porcellane cinesi che sono arrivate in casa Vermeer e che a Delft possono permettersi anche alcune ricche famiglie borghesi come la sua. E poi c'è nella stanza una collezione di quadri alle pareti. Anche questi sono reali, sono in casa Vermeer, alcuni appartengono alla suocera, li ritroviamo in un inventario dopo la morte di Vermeer e sono, come altri oggetti che vediamo nei suoi dipinti, presenti anche in altre immagini. Ad esempio, se giriamo intorno al tavolo, quello di lezione di musica, finiamo dentro un altro quadro che si intitola questa volta Concerto a tre. Siamo nel 1667, in questo caso l'opera si trova, o meglio, occorre dire, si trovava a Boston perché fa parte di un gruppo di tele che sono state tragicamente rubate dalla collezione Gardner di Boston. Cosa vediamo? È la stessa stanza, ma siamo su un altro lato e la parete con le finestre a questo punto non si vede più, ma è comunque intuibile attraverso la luce. Questa volta i personaggi coinvolti sono tre, una donna di profilo che è seduta anche in questo caso alla spinetta o forse al virginale, un uomo di spalle che è seduto su una sedia e in uno scorcio obliquo intuiamo
e una donna in piedi che sembra cantare reggendo in mano uno spartito. C'è poi la viola da gamba, verosimilmente quella che si chiamava all'epoca la viola d'amore, che è appoggiata a terra. C'era anche nella lezione di musica, ma qui sembra proprio scivolata sull'altro lato del tavolo. E la curiosità è grande, vorremmo capire se, come sono vere molte delle cose che vediamo nelle opere di Vermeer, anche questi tre giovani che stanno suonando e cantando lo siano. Anche in questo caso, peraltro, potremmo aver sorpreso un momento galante, forse l'azzurro dell'abito della donna che canta, che è poi il colore del cielo, del paesaggio che vediamo appeso alla parete. Si tratta di un paesaggio boscoso, di cui conosciamo l'autore, ancora una volta un collega, di Vermeer. E poi c'è anche il colore della veduta sul coperchio della spinetta. Questo è un paesaggio marino e in questo caso è Vermeer ad averlo inventato, dipingendolo sul coperchio di uno strumento musicale. Forse in questo caso davvero l'idea di creare una connessione con il tema amoroso, la musica, l'amore, il mare, per quanto possa sembrare fin troppo banale, e invece è la strada più facile per capire. Quello del coperchio, quello che vediamo, è un quadro nel quadro. Talvolta Vermeer moltiplica la pittura utilizzando dentro la pittura altri dipinti, ed è un quadro nel quadro anche la mezzana, che è l'opera che vediamo appesa alla parete destra della stanza, quella che sembra in sostanza voler rompere l'idillio romantico che abbiamo davanti agli occhi. Anche in questo caso la conosciamo attraverso gli inventari di casa Vermeer, è una tela che apparteneva alla suocera e racconta un amore di tutt'altro genere. L'aveva dipinta qualche decennio prima un altro pittore olandese, Dirk van Manburen, e quella che abbiamo davanti agli occhi non è la stessa atmosfera romantica. C'è una faccia rugosa che è quella della mezzana, di una vecchia rufiana che cerca di combinare un incontro amoroso a pagamento. Si vede in questo caso un po' il gesto della mano tra questa donna e gli altri due coprotagonisti, un cliente alticcio e una giovane sguaiata. Anche qui c'è lo strumento musicale, ma evidentemente suona in tutt'altro contesto. Di fatto, come abbiamo visto nel quadro, l'espediente di aprire altre finestre è quello di consentire di entrare in altre storie. E qui la finestra di fatto si affaccia su una scena di taverna, mentre altre su paesaggi, come abbiamo visto, veri o immaginari. Non si tratta però solo e sempre di finestre su figure, su paesaggi, ma anche di finestre aperte sui pensieri. Per esempio, nella parte in fondo alla lezione di musica c'è un grande quadro scuro di cui si intuisce appena un frammento di figura. Il quadro che vedete all'estremità, tagliato dall'immagine sulla destra. È appena un frammento, ma naturalmente la curiosità degli storici dell'arte è grande e quindi si è andati a cercare quel dipinto. Lo si è trovato sia in altri quadri di Vermeer che tra le opere presenti nella sua casa. Si tratta quindi ancora una volta di una finestra che si apre, ma in questo caso il dipinto ci porta quello citato in un altro luogo e davvero in un altro tempo, perché la storia è l'emblema della carità romana, cioè una storia antica raccontata dallo storico romano Valerio Massimo, ed è la storia di una figlia, Pero, che allatta il padre, Cimone, dopo che è stato ingiustamente imprigionato, condannato a morire di fame. Quello che vediamo quindi è un amore familiare raccontato attraverso un mito eroico ed estremo, qualcosa che a questo punto dovrebbe forse ispirare questa coppia, una futura famiglia. Una famiglia che forse questi due giovani intendono formare.
Certo, questo esempio che racconta la forza dell'amore è un esempio estremo, ma è proprio per questo che resta impresso nella mente. Di certo, Vermeer ha messo in margine il dipinto e in ombra il suo soggetto, lasciando sotto traccia quella storia e mettendo meglio a fuoco un'altra immagine inquadrata in una cornice nera. È quella che si trova più al centro della parete. Si tratta di un quadro che è davanti a noi, coperto in parte dal coperchio di questo virginale e all'altezza proprio della testa di questa giovane che sta suonando. E si tratta in verità non di un quadro dipinto, ma di un'immagine riflessa, cioè vediamo dentro quello specchio quello che non possiamo vedere all'interno del quadro, cioè vediamo il volto della ragazza, vediamo anche l'altro lato della stanza ed è di fatto qui, nel punto cieco della visione, che ci appare il cavalletto di Vermeer. È quello che si sta specchiando in fondo a quel quadro riflettente e il suo cavalletto, la sua finestra, il suo sguardo che sta su entrambi quindi i lati del quadro, dentro e fuori da quella stanza. La pittura di Vermeer ci porta ad esplorare, a riconsiderare di fatto lo spazio e ad affacciarci in queste finestre segrete che al primo sguardo neppure sospettavamo che esistessero. Persino sul coperchio del Virginale c'è un'altra finestra, è una scritta in latino che recita Musica Laetitiae comes medicina dolorum, cioè la musica è compagna della gioia e medicina dei dolori. Gli strumenti musicali seicenteschi, tra questi anche i virginali olandesi, neanche a dirlo poi gli storici dell'arte naturalmente hanno studiato anche questi con molta attenzione, talvolta presentano dei motti incisi, non di rado questi motti sono di carattere moraleggiante. Però qui in questo spazio dove tutto parla agli occhi, la scritta apre ancora una volta una finestra e quello che c'è oltre la finestra questa volta non si guarda, ma si ascolta. Sembra pura poesia, ma la pittura in questi anni sa aprire davvero una porta sonora. Chi fa lo storico dell'arte ha negli occhi un certo repertorio di immagini, ma anche senza essere degli straordinari conoscitori, quando si pensa a un quadro che fa musica, la mente va subito ad un'opera italiana dipinta 60 anni prima a Roma. L'autore è Michelangelo Merisi da Caravaggio, Caravaggio insomma per tutti, e ha una biografia che assomiglia alla trama di un romanzo perché è uno di quelli che ha vissuto pericolosamente tra bari, scommesse, cortigiane, risse da taverna, omicidi, fughe. La sua pittura, però, nonostante questa vita così complicata, ha saputo raccontare in modo estremamente efficace la spiritualità. Lo ha fatto mettendo insieme spiritualità e vita, mescolando brutalità e delicatezza, luci violentissime e ombre. Non sappiamo se Vermeer lo conoscesse, ma non è escluso tra l'altro che ne avesse sentito parlare da quello che era stato il testimone di nozze di Vermeer. Si chiamava Gerrit van 't Hornost ed era uno di quei pittori olandesi che si erano convertiti proprio facendo un viaggio a Roma al linguaggio caravaggesco, tanto che era stato battezzato dai collezionisti all'italiana Gherardo delle Notti. Che gli avesse parlato a lungo o brevemente delle opere di Caravaggio e certo che pensando alla medicina dei dolori raccontata da Vermeer viene in mente quest'opera di Caravaggio, che è una scena intima, anche se non siamo in una casa olandese. Ma qui il quadro, la nostra finestra, ci porta lontano ad assistere al riposo durante la fuga in Egitto. Il dipinto era stato realizzato intorno al 1597 e oggi si vede a Roma alla Galleria Doria Pamphili. E la scena che si presenta è una scena davvero familiare. La Sacra Famiglia è stanca per il lungo viaggio e si è fermata a riposare. L'atmosfera è intima e la pittura ci consegna
tutti quei piccoli dettagli che ci possono aiutare ad essere vicini, più vicini a questi personaggi sacri. Si sta facendo notte, tutto intorno è silenzioso, dovremmo sì essere sul Nilo, ma qui siamo sul Tevere, non c'è infatti una palma, ma c'è un bellissimo albero, una grande quercia. E questo, l'autunno della campagna romana, e di autunno parlano delle foglie accartocciate in primo piano, ed è una campagna che tra l'altro sappiamo Caravaggio conosceva bene, faceva spesso delle lunghe passeggiate anche con un cane che si chiamava Barbone, il suo cane. Beh, qui Maria e Gesù si sono addormentati e in effetti non c'è niente di più intimo di quell'abbraccio che vediamo dipinto tra una madre e il suo bambino e del sonno che li unisce, niente di più privato dei loro sogni, di ciò che vedono abbandonati ad occhi chiusi e che naturalmente noi immaginiamo senza vedere. E anche Giuseppe è stanco, anche se non dorme, si è seduto su un sacco del bagaglio che poi è stato fatto annodando dei lempi di un lenzuolo molto modesto. E accanto a lui c'è anche un fiasco di vino che, mancando il tappo, è stato chiuso con della carta, alla buona, insomma. E dietro c'è un asinello che sgrana gli occhi mansueti, mentre invece davanti abbiamo l'angelo, quell'angelo che ha delle ali di una rondine gigantesca. Giuseppe deve vegliare, verrebbe da dire, sulla propria famiglia e non può prendere sonno. Ecco allora che l'angelo gli fa compagnia con la sua musica. Però se guardiamo meglio, se guardiamo con più attenzione quella vicinanza tra l'angelo e il suo violino, scopriamo che sta suonando con una corda del violino spezzata. La musica, evidentemente, quella che sta sentendo anche Giuseppe, non è una musica fatta dagli strumenti degli uomini, ma è una musica celeste. E Giuseppe tiene aperta in bella vista una partitura. È quella la musica che l'angelo sta suonando ed è quella la finestra sonora che si apre nel dipinto. In questo caso non sono degli storici dell'arte, ma sono degli storici della musica che nel 1983 hanno identificato la partitura dipinta da Caravaggio, perché Caravaggio l'ha dipinta in modo molto preciso ed è una partitura che racconta una musica di quegli anni, un mottetto di un compositore fiammingo, ed ecco che torniamo nelle Fiandre, è basato sul testo del Cantico dei Cantici e intitolato Quam pulcra est. Il mottetto probabilmente è stato inserito per far felice il committente del dipinto, magari si trattava di un amante della musica, diversi committenti di Caravaggio lo erano e molti di loro, per esempio, amavano quel nuovo genere della recitar cantando, il nuovo genere che da Firenze aveva cominciato a conquistare anche altre piazze culturali. Beh, i versi in latino di quel recitato sono gli stessi del dialogo amoroso raccontato dalla Bibbia. Quanto sei bella, dice lo sposo alla sposa, e quanto vaga, o mia carissima prediletta. La tua statura assomiglia a una palma, e poi risponde più avanti anche la sposa: vieni, o mio diletto, usciamo nei campi e vediamo se i fiori hanno generato i frutti e se sono fioriti i melograni. Quam, cioè una grande Q che riconosciamo ad inizio pagina, però di fatto non ci sono le parole perché Caravaggio trascrive solo la musica. E si tratta di note, c'è naturalmente chi le ha fatte rivivere con il violino, come quello del dipinto. Si tratta di una registrazione, è una registrazione che è stata realizzata grazie al Conservatorio di Roma, grazie a Santa Cecilia, e vi faccio sentire almeno l'inizio.
Sentite, si tratta di una melodia estremamente armoniosa, come lo è anche la versione con le parole. Ecco, si tratta in realtà, come di note cantate, la partitura le prevedeva, forse anche Caravaggio le aveva sentite così. Sono delle note che ci hanno aiutato, partendo da una stanza di Delft, ad arrivare molto lontano. Ed è in realtà il viaggio che i quadri, le finestre aperte di cui parlava Alberti, consentono di fare. Sono molto spesso delle finestre che si aprono in quel punto della visione che i nostri occhi da soli non sanno raggiungere.